81 giovani, 81 atleti, ma soprattutto 81 talenti. Eccoli qui, ragazzi del progetto Talento. Tuta e berretto biancazzurro e per molti di loro anche più di un titolo tricolore che già brilla tra le righe del proprio curriculum sportivo. Su di loro la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha fatto una grossa scommessa, quella che vale un futuro e che per questi ragazzi può senz'altro rappresentare un'occasione per intraprendere quella strada che nello sport conduce a traguardi importanti e magari, chissà, a cinque cerchi. Sentiamo quindi quali sono le aspettative della FIDAL per questo progetto direttamente dall'olimpionico di Los Angeles e oggi consigliere federale nazionale Alberto Cova. Il progetto Tutela del Talento è per il settore giovanile e comunque per la base della federazione è sicuramente il progetto più importante. È un progetto che raccoglie 81 ragazzi e i rispettivi tecnici sociali, ma coinvolge anche tutte le società dove questi ragazzi sono tesserati e noi pensiamo anche alle famiglie, addirittura alle scuole. Il presidente Franco Arese ha inviato delle lettere sia alle famiglie che alle scuole proprio per dare significato all'attività svolta da questi ragazzi e dall'impegno che questi ragazzi stanno mettendo nell'atletica leggera. Dall'altro canto noi pensiamo con questo progetto, sia per i tecnici che per gli atleti stessi soprattutto, di fare una sorta di accompagnamento nella vita della loro attività sportiva. E questi sono ragazzi giovani, sono ragazzi che hanno dai 16 ai 20 anni e sono un po' quelli considerati per i risultati che hanno ottenuto negli ultimi anni coloro che appunto talenti possono puntare ad essere i campioni del futuro. Intanto questi atleti insieme ai rispettivi tecnici nella settimana prima di Pasqua sono stati nuovamente convocati al Centro Federale di Formia per una 5 giorni di raduno in cui i responsabili tecnici nazionali dei vari settori hanno avuto modo di valutare il loro stato di forma dopo la stagione invernale indoor di cui molti di loro sono stati protagonisti. Sentiamo allora da Antonio Andreozzi, in rappresentanza dello staff tecnico nazionale del progetto Talento, qual è il programma di lavoro per i giovani atleti che prendono parte al raduno. Siamo qui al secondo raduno del progetto Talento, qui a Formia da martedì 11 aprile fino a sabato 15 di aprile. È un po' un raduno di verifica questo qua, che segue il primo fatto agli inizi di gennaio e ancora segue l'attività tecnica fatta sul territorio in questi due mesi e soprattutto dopo, diciamo così, l'attività invernale agonistica con indoor, l'incontro internazionale giovanile e le campestri. E qui diciamo i ragazzi sono ricontrollati a livello diciamo di test da campo per i vari settori e c'è di nuovo il controllo a livello medico sanitario. La situazione è abbastanza diciamo fluida, al di là di qualche piccolo intoppo di infortuni non comunque gravi, anzi c'è qualcuna che è in ripresa come la Borsi, tanto per fare un nome. A livello numerico abbiamo una grossa percentuale di presenze, come giusto che sia, sono presenti 71 atleti sugli 81 che fanno parte del progetto. Abbiamo avuto un buon incremento per quanto riguarda la presenza dei tecnici sociali, sono circa il 50%, sono una quarantina praticamente di tecnici presenti. La struttura è completa, c'è il commissario tecnico Nicola Silvaggi con i due consiglieri di riferimento Alberto Cova e Francesco De Feo. Questo praticamente sarà l'ultimo appuntamento per questa parte di stagione, perché poi inizieranno le gare, quindi questi ragazzi saranno rivisti durante le gare dove parteciperanno. Ci sarà tutta una serie di meeting dove verranno indirizzati, soprattutto diciamo così l'obiettivo è quello di arrivare ai grandi appuntamenti di quest'anno, che sono per la categoria allievi e allieve le ginnasie di Atene e per la categoria junior i mondiali di Pechino. E allora andiamo a vedere quanto e come si lavora in un raduno del progetto Talento. He was a boy, she was a girl, can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet, what more?
Piano piano ragazzi, questo è soltanto il primo giorno, ce n'è ancora di tempo per correre, saltare e lanciare. Ma adesso spostiamoci dai lavori tecnici alla sala muscolazione, dove accanto ai campioni di domani troviamo anche una campionessa dei giorni nostri. Impossibile non riconoscerla, Magdalen Martinez, che di certo non si risparmia neanche in palestra, così da affrontare con ancora più decisione la pedana del salto triplo. Insomma, peso dopo peso, chilo su chilo, è proprio il caso di dire fuori muscoli, ragazzi! Muscoli che sono più che mai importanti per gli specialisti dei lanci, guidati dal responsabile tecnico nazionale Domenico Di Molfetta, al quale abbiamo domandato il punto della situazione sul gruppo dei lanciatori. È un gruppo interessantissimo, molti di loro sono con noi già da parecchi anni, li stiamo seguendo perché crediamo veramente nelle loro capacità e alcuni di loro già si sono espressi ad alto livello. Porto fra tutti Gottardo nel giavellotto, che l'anno scorso è arrivato quinto ai mondiali allievi di Marrakech. Sicuramente l'impegno importante di quest'anno, l'impegno fondamentale, sono i mondiali juniores che si terranno a Pechino per la metà di agosto. Quindi tutto il gruppo si sta cercando di preparare al meglio per arrivare a questo obiettivo estremamente importante per la federazione e per i ragazzi stessi e per i loro tecnici, perché è il punto di partenza anche per il futuro. Fare delle esperienze a livello internazionale non è semplice e soprattutto bisogna abituarsi a gareggiare in competizioni così particolari come possono essere un campionato d'Europa o un campionato mondiale. E dai lanci passiamo quindi al settore della velocità, dove sono tanti i giovani che promettono più che bene, naturalmente sempre sotto l'occhio attento del responsabile tecnico nazionale Francesco Uguagliati. Nel settore velocità noi abbiamo convocato degli atleti che sicuramente hanno del grande valore. Beh, prima di tutti Galvan, che l'anno scorso è arrivato terzo ai campionati mondiali allievi, che sicuramente ci darà delle importanti valutazioni per quanto riguarda il prossimo anno i campionati mondiali juniores. Poi naturalmente Chiara Natali, che ha fatto l'anno scorso la migliore prestazione italiana nei 300, e altri che sono Berdini, Turchi, Bolgande, Michei, Giovannetti, Bonfanti, Paoletta e Pellizzoli. Ci aspettiamo che alcuni di questi, tipo la Giovannetti, cresca quest'anno in modo tale da poter avere anche delle indicazioni diverse rispetto all'anno scorso, e poi vedremo quello che succede. Insomma, chiaro, questi atleti sicuramente ci saranno delle indicazioni valide sia per la staffetta che per la gara individuale. Ma il raduno a Formia, oltre agli atleti del progetto Talento, c'erano anche quelli delle prove multiple. Ne abbiamo approfittato per sapere dal responsabile tecnico nazionale del settore femminile, Francesco Butteri, quali sono le caratteristiche fisiche che devono avere questi atleti polivalenti. Sono ragazzi che partono sicuramente dall'aver fatto atletica. Quindi ragazzi che sono stati abituati nella maniera che io ritengo la migliore, cioè saltare, lanciare e correre, quindi una costruzione completa di quello che dovrebbe essere l'atleta. E poi diventerà una specializzazione, non parliamo ancora di specializzazione adesso, diventerà una specializzazione, come specializzazione è il salto in alto, il salto in lungo, eccetera. Per quanto riguarda le ragazze, posso dire che sia la Bacciotti che Capponcelli sono due atlete abbastanza alte, che hanno delle qualità sicuramente molto buone, molto elastiche, sono alte, per cui magari hanno qualche carenza o almeno debbono sicuramente migliorare nelle capacità di rapidità e anche di forza, ma questa è una cosa che verrà col tempo. Sono state chiamate qui al raduno perché chiaramente hanno delle potenzialità evidenti, e se continueranno a lavorare, non ho motivo di pensare il contrario, insomma, sicuramente lo faranno, anche perché sono seguiti da tecnici molto bravi, faranno dei risultati sicuramente molto buoni. E dopo tanta fatica arriva finalmente anche il momento di un po' di relax per i nostri giovani talenti, che nello splendido campus dello Stadio degli Aranci trovano l'occasione giusta per godersi un po' di sole, distesi su quella pista su cui fino a pochi minuti prima si stavano duramente allenando.
Altri invece ne approfittano per fare un salto in spiaggia, dove nonostante la temperatura non sia ancora quella ideale, la tentazione del mare del magnifico Golfo di Formia è comunque troppo forte. I ragazzi del progetto Talento, in un tempo da record, sono già con i piedi nell'acqua e alle prese con una specialità che però forse rappresenta un nuovo tipo di lancio. Sì, quello dell'atleta in mare. E dalla spiaggia adesso facciamo invece un salto nelle stanze dei nostri giovani campioni. Toc toc, è permesso? Ma sì, questa è la camera di Elena Scarpellini, Erika Marziani e Zoe Anello, che per una volta invece che con aste e ostacoli troviamo alle prese con libri, compiti e un computer, su cui scorrono le immagini di tanti momenti e di una premiazione che difficilmente la nostra Elena potrà dimenticare. Insomma, da quanto abbiamo visto finora, sembra proprio che il progetto Talento, anche attraverso le positive occasioni di socializzazione, di confronto umano e sportivo fatte nei raduni, potrà veramente contribuire ad una crescita e ad un'effettiva maturazione di questi ragazzi, sui quali la FIDAL ripone grandi speranze. La federazione non poteva essere assente in questo settore e quindi accompagnarli nella crescita della loro attività, nella crescita loro personale, ma fargli soprattutto capire come un ragazzo, un atleta, una persona può fare una scelta anche agonistica e diventare poi eventualmente un grande campione.